Mister De Paola, Savona non ottiene punti dalla trasferta contro il Real Forte Querceta, un po' i soliti problemi, per lei era la prima uscita sulla panchina del Savona, a parte il gol di Giovannini, però la squadra ha fatto fatica in attacco, un pochino più di cattiveria, però c'è ancora tanto da lavorare. C'è molto da lavorare, ne parlavamo anche con i dirigenti, con il presidente, parlavamo appunto di questo. È una squadra che magari fa delle fiammate, poi si addormenta, poi non riesce neanche, nella gestione della palla va in grande difficoltà. Eppure ci sono giocatori che hanno un curriculum importante, però bisogna lavorare, cercare di capire. Perché dopo che fai l'1-1, anziché di giocare, continuare a giocare, ti abbassi e magari non riesci più a giocare a calcio e vai a prendere gol in una maniera un po' da poco professionale, insomma. Quindi questa cosa qua è una cosa che bisogna lavorare. Io ne parlavo anche con la società. È normale che bisogna tenere un profilo basso, lavorare, poi a dicembre, se c'è la possibilità, si va sul mercato e si va a lavorare su situazioni magari più importanti, perché loro con 2 punti davanti oggi ci hanno messo in grande difficoltà, sempre uno contro uno, mai copertura, però alla fine l'avevamo presa, poi invece siamo andati in difficoltà perché ci siamo abbassati troppo, perché non abbiamo giocato. Mister, forse non l'ha convinta neanche l'atteggiamento di qualcuno che è subentrato dalla panchina. Assolutamente no. Penso che quando uno entra, prima della partita, ieri sera ci siamo visti il Genova, no? E parlavamo che i tre che sono entrati hanno cambiato la partita. Oggi invece hanno inciso poco. Poi è normale che magari l'allenatore, se vede che tu non riesci a entrare con quel piglio, se sei un giovane uno lo può anche giustificare, ma se sei vecchio tutto diventa più difficile. Però adesso ne parleremo in questi giorni. Mercoledì abbiamo un'altra partita e quindi dobbiamo lavorare per cercare di fare punti importanti sia per il morale, ma soprattutto anche per i tifosi e la società che hanno bisogno di questa iniezione di fiducia, insomma. Mister, se avevi una sega di quelle circolari, saresti entrato in campo a segare quei 2 o 3 tronchi d'albero che ti hanno fregato la partita. Sai che io parlo piuttosto come mangio. Sì, ci Non sta. facciamo nomi, No, eh. vabbè, ma io penso che noi non dobbiamo andare a trovare, dobbiamo cercare di costruire, perché sicuramente distruggere ci vuole molto poco, costruire è sempre difficile. Io devo cercare di dare sicurezza e tranquillità a una squadra che è in difficoltà soprattutto di testa. Io ho visto, secondo me, siamo partiti bene i primi 5 minuti, li abbiamo messi là, poi dopo abbiamo preso questo gol su palla libera, anziché di dare copertura l'abbiamo fatto entrare, questi hanno fatto gol. Poi abbiamo avuto, secondo me, una buona azione, abbiamo circolato palla. È normale che questa squadra ha bisogno di più sicurezza nella gestione. Quella che manca secondo me è questa, la sicurezza di dire andiamo in campo, giochiamo e ci divertiamo. Invece si va in campo col timore di sbagliare, col timore che magari la palla scotta, e questo no, non va bene.